Ciao a tutti, benvenuti qui su questa nuova puntata della mia carriera su F1 2020. Siamo pronti per affrontare il Gran Premio di Olanda della stagione 2 e quella che vedete in sovrimpressione è la classifica di campionato che è dominato fino a questo momento da Lewis Hamilton, che le ha vinte tutte, ha fatto 4 su 4. Si è ricordato di essere più forte di Bottas perché in stagione 1, anche se ha vinto il titolo, Hamilton comunque, guardate lì, Bottas ha vinto 11 gare, Hamilton ne ha vinte 6, 7, 3, 4, 5, no, ne ha vinte solo 6, no, 7. E globalmente Bottas è stato molto migliore di Lewis. Qua invece in stagione 2 si è ricordato di essere migliore di Bottas nella realtà e quindi sta facendo quello che dovrebbe fare, ossia dominare. Quanto a noi, un buon inizio di stagione. Io sono andato a punti 3 volte su 4. Grosjean, il mio compagno di squadra, solo una volta, ma è comunque davanti a me perché è arrivato settimo. Ho fatto 6 punti in una volta sola, mentre io ho ottenuto 2 nono posti e un decimo. Comunque una serie positiva che speriamo che possa continuare anche in questo Gran Premio di Olanda. Quanto agli upgrade, ai miglioramenti portati dalle varie squadre, abbiamo portato un upgrade di motore, un upgrade di quelli piccoli, infatti abbiamo fatto un salto in avanti piuttosto limitato e l'Alfa Tauri ci ha superato, adesso il grafico non si vede, siamo praticamente alla pari, comunque secondo il gioco l'Alfa Tauri ci è leggermente avanti, ma insomma siamo comunque sia. Lì proprio con Alfa Tauri e Haas, migliorato molto la McLaren, migliorato ancora un pelo la Mercedes, anche da Racing Point, stazionaria la Williams, quindi dai, alla fine siamo comunque lì per poterci giocare un piazzamento intorno alla zona punti, ma poi si sa che basta che si ritirano due o tre piloti e adesso finalmente si ritirano con la mod dei danni e quindi ba mi basta stare in pista, non esplodere, e la zona punti arriva tra virgolette da sola perché gli altri esplodono. Speriamo che succeda così anche stavolta. Siamo qua nel Q1, primo giro lanciato. Questa pista veramente che è diventata forse la mia preferita fra tutte quelle presenti nel gioco, perché da guidarci su questa pista è veramente bellissimo. Poi magari se corressero veramente su questa pista la vera Formula 1 verrebbero fuori delle gare noiose, perché non penso che ci siano tante opportunità di sorpasso, però a guidarci su sta pista è veramente bellissimo. Ancora meglio su assetto corsa, perché qua, cioè su assetto corsa la pista è riprodotta al laser scan e fatta proprio al millimetro come quella vera, e soprattutto le irregolarità sull'asfalto, le tante irregolarità dell'asfalto ci sono tutte lì su assetto corsa, mentre qua invece la pista è un biliardo, è liscia come un biliardo. Questo fa perdere un po' di immersività quando ci si trova a correre su piste vecchie, su piste che non sono in condizioni perfette di asfalto, però comunque molto bella ed è una bella sfida correrci, guidarci senza finire fuori, che qua sono vie di fuga tutte in erba o sabbia. Arriviamo alla fine del primo giro, 1:10:2, proviamo a fare subito un altro giro. Chiaramente purtroppo solamente un 20° posto per me, e il best lap mi sa che è quello che ho fatto proprio nel primo run. Non sono più riuscito a migliorarmi, sebbene ho comunque avvicinato la prestazione che ho ottenuto questo 1:10:2, ma non sono mai riuscito a migliorarmi, segno che il mio limite era questo. Grosjean ha fatto 3 decimi meglio di me, ma è stato eliminato anche lui. E niente, dai, comunque qui la IA sembra essere piuttosto forte, quindi dai, ci sta essere stati eliminati in Q1. Eliminati quindi Grosjean, Latifi, Giovinazzi, io, Kimi Raikkonen e George Russell. Come sempre, fra qualifiche e gara, spostiamo la difficoltà, la portiamo da 102 a 107. Vediamo ora la griglia di partenza in attesa della gara di oggi. Lewis Hamilton parte dalla pole position, Bene, pole position di l'altra volta Hamilton, si è messo a sconfitto battere appena Bottas qui. anche Nel resto in della griglia qualifica adesso, invece bene. Perez, Vettel, Max Verstappen e Stroll, Ricciardo, Sainz, Gasly ed Esteban Ocon, Norris, Kvyat, Alexander Albon e Leclerc. Ah, Leclerc Carlos è già penalizzato, Sainz, mi Pierre chiedevo, mi stavo Gasly, iniziando a Pierre chiedermi dove era Gasly Leclerc. e Nicolas Come Latifi. sia possibile beccarsi Giovinazzi, penalità alla quarta Ricciardo, gara? Raikkonen Non lo e so. infine George Russell in ultima posizione. Le gomme qui su questa pista durano veramente tanto, infatti anche il gioco ci consiglia di fare una tattica a una sola sosta. Partiamo con le gomme soft, facciamo 31 giri e poi i restanti 41 li faremo con le gomme medie. Molto bene, tutto è pronto per la partenza del GP di Olanda. Semafori che si spengono adesso. Discreto spunto anche se ho avuto un po' di sovrasterzo. Occhio qui come sempre alla prima curva. Ricordo c'è la mod dei danni, le macchine si danneggiano il doppio rispetto al normale, ovvero si danneggiano in maniera realistica. Ok, siamo passati indenni, abbiamo anche recuperato un bel po' di posizione, c'è un pilota forse all'interno, mi sa Nyck de Vries che riesco a tenere dietro.
Vediamo come è andata qui la partenza, nelle prime posizioni, con Hamilton che parte dalla pole, un buono scatto da parte dell'inglese, parte un pelo meglio però Valtteri Bottas che si propone subito all'interno, Hamilton prova a chiuderlo, ma Bottas è dentro e ha diritto di avere spazio, vediamo un po', Hamilton esce meglio però e si tiene la prima posizione con lotta lì dietro fra Perez e Verstappen, con Verstappen che si prende il terzo posto. Ecco qui l'attacco su Romain Grosjean che frena molto presto, gli lascio spazio perché non dobbiamo rischiare di picchiarci a vicenda. Molto bene, completo sorpasso sul francese. Sono vicino anche qui a Charles Leclerc che protegge l'interno, attenzione, arriva un po' lungo forse. Vediamo se riesco a completare il sorpasso sul pilota monegasco, sì, addirittura. No, perché è ancora affiancato, gli devo dare spazio qui, gliene do anche più di quello che gliene avrei dovuto dare, comunque sia, lo tengo dietro. Ne ho di più di Kevin Magnussen che mi è davanti, però non riesco ad arrivare ad attaccarlo in fondo al rettilineo principale, che è l'unica vera occasione di sorpasso, anche se essendo Magnussen imbottigliato dietro ad altri piloti, magari potrebbe anche presentarsi l'occasione di superarlo in qualche punto un po' meno canonico. Attenzione, c'è Kvyat che è andato un po' in sovrasterzo. Magnussen lo va ad attaccare. Io qui posso passare entrambi lungo il rettilineo. Miscela grassa, Hers su sorpasso. E siamo in tre appaiati. Siamo in tre appaiati, ne ho di più io di motore rispetto a loro. Ne ho di più. Posso andare a passarli in teoria senza troppi problemi. Se non quello di arrivare un po' lungo, forse. Bandiere gialle. Sono esplosi. Cosa è successo? Boh, niente, sembrerebbe niente. Rivediamo qui il motivo della bandiera gialla. Non capisco proprio, se devo essere sincero. E sono adesso in tredicesima posizione. Importante avere fatto questi due sorpassi perché con le mie sole forze non ci riuscivo. Dunque andiamo abbastanza in rettilineo per poter passare Magnussen. Invece, grazie al sovrasterzo di Kvyat, ne ho approfittato per passarli entrambi in un colpo solo. Ci sono bandiere gialle lì davanti. È successo un disastro, mi sa. Mi sa che è successo un brutto disastro. Vediamo qui cosa è successo. Lotta per il quarto posto fra Vettel e Verstappen. Con Vettel all'interno, Verstappen all'esterno. Si toccano. Esplode. Esplode la ruota posteriore di Verstappen. E poi gli altri piloti non frenano. Non lo so io. Questo era un board di Max. Vediamo un po' cosa è successo. Ah, ha sovrasterzato Vettel. Sì, ma questi come? Ma non frenano sti piloti qua che vedono? Ma io non lo so. Sì, vediamo qui da questa prospettiva perché bisogna vedere le ruote posteriori di Verstappen. Da cosa so? Ah, sono state colpite dalla ruota posteriore di Vettel. Ed è esplosa quella di Max. Sì, ma io dico, Ricciardo vede davanti a sé l'incidente, frena, ok, e poi riaccelera. E poi riaccelera e ha colpito Verstappen. Ma perché riaccelera? Anche Stroll, all'inizio correttissimo, vede l'incidente e frena, ok, bene. E poi va a riaccelerare addosso a Verstappen. Ma perché? Ma perché è così stupida la IA su sto cacchio di gioco? Gasly idem, immagino, vero? Sì, frena e poi accelera addosso agli altri due. Quindi, sì, macchine tutte trasparenti, sì, sono morti. E per tutto questo casino basta e avanza la Virtual. Ma chiaro, basta e avanza una Virtual. Ma cosa sarà mai? Cosa sarà mai un groviglio di quattro macchine esplose in mezzo alla pista? Cosa sarà mai? Si sa che i commissari olandesi sono dei fenomeni. Quindi basta e avanza una Virtual. E quindi, so, tre ritiri, tre piloti ritirati, ma. Cioè, non lo so io se la IA accelera. Cioè, vede un pilota fermo in mezzo alla pista, gli accelera addosso e lo va a colpire. Cioè, non lo so io. Qui non è colpa della mod dei danni, perché la mod dei danni non fa altro che rendere i danni realistici. È colpa dell'IA che va a colpire volontariamente gli altri piloti rimasti in mezzo alla pista. È quello il problema. Non la mod dei danni. Anzi, la mod dei danni è una soluzione, perché senza la mod dei danni, un pilota che fa così l'idiota avrebbe semplicemente scheggiato l'alettone e sarebbe rimasto in gara. Invece no, uno che fa così l'idiota deve esplodere. Finalmente la mod dei danni fa sì che chi merita di esplodere esplode. E che cavolo.
Ai box, sì, immagino anche Ocon avrà danneggiato la macchina. Ricciardo, anche lui, dopo pit stop per la Renault, con entrambi i piloti penalizzati, entrambi di 5 secondi. Evidentemente per avere colpito Verstappen. E qui c'è una curva. Ma cosa fa? Ma cosa? Ma scusa, ma. Avete tolto la virtual e ci sono ancora. Ma io non ce la posso fare. Ma sto gioco non ha una logica. Non ha una cacchio di logica, sto gioco. Ma com'è possibile? Togli la virtual safety car e ci sono ancora i detriti di. In mezzo alla pista ci sono così tanti detriti che si potrebbe costruire una macchina intera. Quei detriti che ci sono in mezzo alla pista. Ah, ecco. Ecco. Grazie. Cioè no, ragazzi, guardate. Cioè, ma si potrà togliere la Virtual Safety Car con questi pezzi qua in mezzo alla pista? Cioè, ma ditemi voi se vi sembra una cosa normale che abbiano tolto la Virtual con questi pezzi qua in pista. Così tanti pezzi che si può costruire una macchina intera con tutti questi pezzi qua che ci sono. Cioè, ma è incredibile sto cacchio di gioco, che logica, che non logica che ha, ma guarda lì. Cambio di strategia, quindi passiamo a una tattica a due soste, mettiamo un set di gomme morbide praticamente nuove, sono quelle con cui ho fatto un run in qualifica, vediamo un po' come sono messe, sì, sono comunque, almeno, ma ancora i pezzi per scusa, ma li volete togliere sti pezzi? Lo so, facciamo tutta la gara con i pezzi disseminati lì in uscita di curva 1. Ma dicevo, comunque adesso cioè, ho fatto una sosta, ho montato gomme che sono di 12 giri più nuove, 11 giri più nuove rispetto a quelle che avevo prima, che queste sono le gomme che hanno fatto un run in qualifica. Quindi mi sarà ancora più facile riuscire a fare una sola sosta, cioè una sosta sola a gara libera, senza stressare troppo le gomme. E intanto sono settimo. Vediamo un po' quando è che partono, dai. Ok, adesso ho passato la linea del traguardo, quindi da ora in poi posso attaccare e passare Kimi Raikkonen, che ha gomme vecchie, essendo che non si è ancora fermato, quindi lo passo subito. Era importante, importantissimo superare subito il pilota finlandese, perché lui ha gomme molto più lente delle mie e mi avrebbe fatto da tappo moltissimo. Vettel, ma cosa fai? Mamma mia, stava per andare in testa a coda, poi mi stava per ripartire addosso, rimettendosi in traiettoria. Fortuna che in questi ultimi due giri mi aveva guadagnato un secondo abbondante, altrimenti mi era incollato davanti, cioè gli sarei stato incollato dietro e non so se sarei riuscito a evitarlo. Vediamo un po' che è successo dietro. Grosjean, testa a coda, no, la tiene Grosjean. Ah, ok, ha evitato, ok, bravo, non è esploso. Attenzione, Albon si butta dentro di prepotenza. Il pilota anglo-thailandese passa. Fortuna che me ne sono accorto, ho allargato un po' la traiettoria proprio quando ho visto che c'aveva il muso affiancato al mio, altrimenti ci poteva scappare qualche danno. E beh, ci sta, Albon ha una Red Bull, anche lui è andato ai box insieme a me sotto safety car per fare la sosta, quindi ha gomme messe come le mie e ha una Red Bull. Ci sta che sia più veloce di me. Anzi, ci ho anche messo troppo a passarmi. Adesso vediamo se un paio di volte il DRS su di lui lo riesco anche ad avere. Albon si intraversa. E allora grazie. E allora ripasso subito. Ma cos'è sta roba che... Quella curva lì... Vettel, Grosjean, adesso Albon. L'anno scorso Giovinazzi. Quella curva lì, la IA non la sa fare praticamente. Ancora Albon, adesso prova all'interno. E mi tocca però, mi sa che mi ha toccato. Avrà anche danneggiato la macchina. Vediamo qui Albon, mi attacca all'interno. Io lo spazio, beh no, più o meno. Sì, effettivamente no, non gliel'ho dato lo spazio. Ha rotto l'ala il pilota anglo-thailandese. E beh, questa è la vendetta per il GP di Abu Dhabi della stagione 1, quando Albon mi ha attaccato in maniera assolutamente irrispettosa, a distanza di qualche mese, gliel'ho restituita. Ah, attenzione, qui ancora un errore. Mi passa Vettel e forse anche Leclerc. Non è un grande problema perché, ecco, si è surriscaldata l'anteriore sinistra. Ecco perché. Ho intravisto l'anteriore sinistra surriscaldata. Ecco perché ho perso così tanto grip e poi anche l'usura, immagino. Sì, anche in quanto a usura
le gomme si stanno consumando, sono tipo due giri che veramente ho perso tantissimo di prestazione proprio. Comunque fra quattro giri dovrei fermarmi ai box. Cosa fai? Che sta facendo qui davanti Vettel e Leclerc? Cosa, si sono fermati ad aspettarmi? Ancora Vettel che stava per piantarla a muro. Ma ancora? Stavolta Leclerc che stava per esplodere. Ecco qui Leclerc, stavolta stava per esplodere lui, ma non stanno in pista proprio le due Ferrari. Attacco di Lando Norris, gli do tutto lo spazio del... Ma cosa fai? Esploso. Mi ha preso lo stesso. Ma come ha fatto a prendermi lo stesso? Come ha fatto a prendermi lo stesso? Eh sì, vabbè, se salti sul cordolo, anche te. Se vai a saltare sul cordolo. Vediamo qua, guardate di quanto ho allargato la traiettoria. E lui lo stesso non c'è stato dentro, ma mi ha preso lo stesso. Non lo so io, cosa devo fare? Colpo di fortuna incredibile, quindi proprio safety car proprio nel giro in cui dovevo andare ai box. E sono anche davanti a Charles Leclerc, perché Leclerc ha fatto il doppio pit con Vettel, è stato quindi dietro a Seb ad aspettare il completamento della sosta del tedesco. Quindi ho anche guadagnato la posizione sul pilota Ferrari. Molto bene, ci siamo, la gara sta per ripartire. È importante cercare di superare Magnussen, perché lui ha gomme vecchie, si deve fermare un'altra volta, mentre gli altri piloti l'hanno tutti fatta l'ultima sosta. Vediamo se riparte. Si riparte, sì, ce la posso fare qui ad attaccare Kevin. Allo stesso modo in cui avevo attaccato Kimi in occasione della prima ripartenza della prima safety car. Bene, passo subito Magnussen e mi porto in quinta posizione, che è la mia posizione reale questa, attenzione, perché adesso abbiamo tutti fatto la nostra ultima sosta, tutti tranne Raikkonen che è ottavo, Magnussen appunto, e mi sa forse altri due o tre piloti lì in fondo alla classifica. Però comunque sia, i piloti che mi sono attorno, appena davanti e appena dietro, sono tutti su zero soste ancora da fare, così come me. Quindi questo quinto posto è reale. Reale, ma vedete già quanto mi stanno staccando, chiaramente, perché ovviamente non ho ancora una macchina in grado di lottare per queste posizioni. E sarebbe già incredibile se riuscissi a tenere la posizione da Charles Leclerc, che prova subito ad attaccarmi il monegasco. Gli do spazio, ma desiste, non si fida. Largo qui Leclerc ha più grip, ha molto più grip di me, cioè ho gomme nuove anch'io, però Leclerc ha una Ferrari evidentemente, e si vede. Mi passa il buon Charles, adesso dietro c'è ancora Magnussen che ha gomme più vecchie, macchina lievemente inferiore alla mia, quindi ecco, su Magnussen devo guadagnare, devo staccare lui, mamma mia, devo staccare lui e i piloti dietro il più possibile prima che Kevin vada ai box. Qua me la sono vista veramente bruttissima, l'ho tenuta solo perché questo è un giochino, non è un simulatore, perché su un simulatore, beh, cioè, una cosa del genere, su sotto corsa, col cavolo che la riprendi, su sotto corsa finisce a muro senza neanche che te ne accorgi, solo che su sotto corsa non ci sono i danni, quindi finisce a muro, beh, chi se ne frega e continui come se niente fosse. Quindi alla fine è meglio questo di assetto corsa, perché insomma qui se finisci a muro qui esplodi con la moda dei danni, assetto corsa i danni non li ha proprio. Attenzione Ricciardo, ma cosa fa? Ma come? Ma quella del lato opposto? No, ma cos'è? No, ma questo è incredibile, Ricciardo, ma come si è buttato Ricciardo? Come cacchio si è buttato e perché mi è esplosa l'ala dall'altro lato? Rivediamo qui Ricciardo, mamma mia, era 20 metri dietro, proprio come non ci fosse un dubbio, ma ci siamo neanche sfiorati. E lui l'ha rotta l'ala? No che non l'ha rotta, ma è ovvio, solo io, sempre così. No, ma è incredibile, è fatto al contrario sto cacchio di gioco. È fatto proprio al contrario, che mi esploda proprio l'ala, cioè dell'altro lato. Ma è inguidabile adesso, è inguidabile. Non è possibile. Mi esplosa l'ala dall'altro lato. E Ricciardo niente. Per un contatto minimo, ok, c'è la mod dei danni, ok. Ma perché deve esplodere l'altro lato? È questo che non capisco. Come cacchio lo programmano sto gioco? È incredibile. Ma qui devo andare ai box.
No, no, per forza, per forza è inguidabile. È impossibile restare in pista così, è impossibile. Anche se sono ancora settimo, ma fra un giro sono già tredicesimo, tipo. No, 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 no. Non posso stare in pista così, purtroppo. Quindi pit stop, chiaramente montiamo un altro set di gomme medie, nuove, che tanto ce l'abbiamo. Ah, la nuova, ovviamente. E si riparte. E si riparte, siamo ultimi. Purtroppo, cioè, io colpe non ne ho. Ricciardo era dietro di 20 metri, mi ha attaccato. E un contatto così ci può anche stare, no? Io ho allargato la traiettoria appena ho visto che mi aveva affiancato. Il contatto così ci può anche stare. Ma visto che ho la moda dei danni, è anche giusto che mi si danneggi la macchina a me. Perché ci sta. Ma perché non si è rotta anche a lui allora? Cioè, perché solo a me? E soprattutto, perché al lato opposto? Perché mi si è rotta dal lato che non c'entra niente? Questo che mi fa arrabbiare. Cioè, che i programmatori, il gioco l'hanno fatto al contrario. L'hanno fatto proprio al contrario. Cioè, non è incredibile. È incredibile. Ma sono 10 anni che fanno i giochi F1 qui, la Codemasters, eh? E non hanno ancora capito che se urti l'ala da un lato si deve rompere da quel lato lì, non da quello opposto. Dopo 10 anni, che fanno, anzi 11, perché è 2010, sì, è l'11° gioco di F1 che fanno e non hanno ancora capito. Ma è incredibile, oh. Incredibile. Ok, molto vicino Kimi Raikkonen, questa potrebbe essere l'occasione di andare a passarlo, invece mi sa di no. Invece mi sa di no. Avrà usato l'ERS su sorpasso per difendersi. Mi tocca fare un altro giro dietro di lui, purtroppo. Ancora sempre molto vicino a Kimi Raikkonen, ma non ho abbastanza spunto per passarlo. O forse sì, o forse sì. Tiro una staccata furibonda, tanto non c'è niente da perdere. Kimi Raikkonen prova l'incrocio, gli sovrasterzo addosso e rompo un'altra ala. C'ho mica niente da perdere. E quindi un altro pit, ennesimo pit stop. Andiamo a montare gomme morbide. Un'altra ala, e a sto punto l'unica cosa è sperare che ci sia un'altra safety car, che succeda qualcosa lì davanti. In caso di safety car io mi ritroverei doppiato, perché sono doppiato, quindi neanche, dalle due Mercedes. Mi doppia Hamilton, quindi sono anche doppiato, devo far passare anche Sergio Perez, che è in lotta per la vittoria proprio con Hamilton, quindi niente, in caso di safety car sono anche doppiato, potrei anche quasi ritirare la macchina se fosse possibile farlo, perché la gara non ha più senso. Ma cosa fai? Ho perso 2 secondi per farti passare il giro scorso e mi fai ripassare di nuovo. Qui addirittura sono così veloce che vado anche a passare Sebastian Vettel, a sdoppiarmi. Vediamo se mi dà la bandiera blu oppure no, e se sono più veloce io ho tutto il potenziale per scapparmene via. Ma cosa fai? Okay, è entrata in pista la safety car. Ma cosa fa? Ripeto, no, vabbè. Vabbè. No, ma io sto sognando. Cioè, io sto sognando, non ci posso credere. Ma cosa fa? Ma cosa fa? Era dietro di 20 metri. Non è possibile. Non è possibile. Ma porca miseria, ma era necessario fare una cosa? Ma, cioè, eri un giro avanti, ma... Ti butti che io ero già dentro la curva. Ma sei scemo. Boh, io non lo so. Non lo so, la IA, che cacchio. Cioè, ma scusa, ma... Ero avanti di 20 metri, ero già quasi in uscita di curva. Cioè, in uscita, ero in piena percorrenza di curva. E lui mi si butta dentro così nonostante fosse un giro avanti. Non stessimo neanche lottando per la posizione. Ma com'è possibile? Io mi ero sdoppiato perché con gomme morbide sono più veloce di lui. Dico, mi sdoppio e me ne vado via. E lui ha provato. Cioè, è incredibile. È incredibile. Adesso io lo so già, mi becco un'altra squalifica perché io sono doppiato e ho diritto a sdoppiarmi. Il gioco è stupido, il gioco non ha questa regola. Però è mio diritto quello di sdoppiarmi. Quindi so che vengo squalificato, come accadeva in Bahrain. Ma adesso facciamo così, facciamone una alla volta i sorpassi. Vediamo qui, sperimentiamo. Perché tanto si tratta di sperimentare, tanto ormai... vediamo un po'. Facciamone una alla volta i sorpassi, anziché farli tutti in una volta. Ok. Ignorato e penalità di 5 secondi, ok. Ora mi sdoppio anche da Perez. Ora passo anche Hamilton.
Siamo in regime di safety car e non sono consentiti i sorpassi. Restituisci la posizione. Sì, la mia macchina diventa trasparente. Per qualche motivo la mia auto diventa trasparente. Mi beccherò un'altra penalità. 5 secondi di penalità. E adesso mi sdoppio. No, resta dietro safety car? No, non sono primo. No, no. No, no. Col cavolo. Vediamo un po' adesso. Ah no, squalifica. Ah, ok, su F1 2020 non puoi superare la safety car. Sì, quindi lo sapevo, lo immaginavo che mi avrebbe squalificato, però ripeto, nella vera Formula 1 c'è la regola che chi è doppiato si può sdoppiare. Questo è un gioco della Formula 1 che simula la Formula 1 con tutte le sue regole e deve, ripeto, deve simulare anche la regola dello sdoppiaggio sotto safety car. Cioè, perché? Perché non hanno messo sta regola? Sono 10 anni che fanno sto gioco qua, i ragazzi della Codemasters, se non hanno ancora messo sta regola qua. Com'è possibile? Com'è possibile? Io lo sapevo, ma è una questione che sarei stato squalificato, potevo anche starmene lì dietro e finire, ma è una questione di principio. È una questione proprio di principio. Io ho diritto a potermi sdoppiare se sono doppiato sotto safety car e lo faccio. E poi se il gioco mi squalifica è colpa del gioco, non è colpa mia. Perché io ho fatto quello che secondo il regolamento dovrei fare. È semplice. Poi se il gioco è stupido, se i programmatori non hanno un'idea di quali siano le regole della vera Formula 1, il problema è loro, non certo mio. Comunque sia, la gara, insomma, cosa c'entra se arrivavo 18? Cioè, la gara purtroppo me l'ha rovinata Ricciardo. Me l'ha completamente distrutta Ricciardo. Attaccandomi, cercando un dive bomb clamoroso, io ho rotto l'ala, lui non l'ha rotta. Cioè, io ho rotto l'ala, cioè lui mi tocca al lato sinistro, a me mi esplode l'ala dal lato destro e Ricciardo non si fa niente. Cioè, il gioco avrà calcolato una botta così forte addirittura da danneggiarmi la macchina dall'altro lato e Ricciardo niente. Perché? Cioè, è fatto al contrario sto gioco, senza una logica e senza una regola. Cioè, non c'è la regola che ti puoi sdoppiare sotto safety car. E se lo fai ti squalificano. Ogni volta che uno si becca penalità per tagli, penalità di 3 secondi, 5 secondi, il gioco non le conta, perché è successo tante volte in stagione 1 che mi beccavo 5 secondi di penalità, anche 10, finivo un secondo davanti a un pilota e rimanevo davanti senza che il gioco mi contasse la penalità. Cioè, è pieno di bug sto gioco, è pieno di bug e di mancanze proprio regolamentari. Cioè, è una regola proprio basica questa qui della possibilità di sdoppiarsi sotto safety car. Cioè, è come dire se non ci fosse il punto per il giro più veloce. Cioè, cacchio, è una regola. Perché non la mettono? Non lo so. No, mi dispiace soltanto poi anche per Vettel, perché, vabbè, mi dispiace per Vettel. È lui, idiota. Io mi sono sdoppiato da lui perché ero più veloce di lui. Dico, mi sdoppio e me ne vado, lo stacco. Invece l'imbecille mi tira una staccata incredibile. Cioè, non ha proprio un'intelligenza l'IA qui. Non è che capisce, oh cacchio, ma io sono un giro avanti, perché dovrei superarlo, sono un giro avanti, me ne sto dietro. No, cioè, non lo so. Ho 10 anni che lo fanno, F1, 10 anni. 10 anni che ci lavorano sui giochi F1. Vabbè, comunque sia, Lewis Hamilton vince con Sergio Perez in seconda posizione, staccato di circa un secondo. Poi abbiamo Valtteri, vabbè, certo, c'è stata la safety car, certo che sono tutti ravvicinatissimi. Valtteri Bottas conclude in terza posizione, quindi poi non è neanche riuscito a sopravanzare il pilota messicano. Charles Leclerc quarto, prende in eredità la posizione che era di Vettel. Vettel, avete visto come ha deciso di perdere la sua posizione. Poi abbiamo Ricciardo quinto, che è arrivato quinto, lui mi ha urtato, invulnerabile, non so se quanto la devo mettere la sensibilità ai danni a 10 per fare ritirare anche Ricciardo, non lo so io, anche così non lo so. Comunque io esplodo e lui chiaramente arriva quinto senza nessun problema e senza neanche una penalità, ovvio. Ocon poi sesto, Kvyat settimo, Sainz ottavo, Albon nono. Di positivo c'è che il buon Romain Grosjean per la seconda volta consecutiva arriva a punti. Ha fatto anche una bella rimonta perché dopo essere quasi esploso circa a metà gara era sceso all'ultimo posto, evidentemente ha recuperato fino al decimo posto, quindi bravo Romain, bravissimo. Secondo piazzamento a punti consecutivo per il pilota francese, per il mio compagno di squadra. Fuori dai punti Giovinazzi, Latifi, Russell, Magnussen, De Vries, Kimi Raikkonen, Sebastian Vettel classificato a 5 giri di distanza, ma in realtà è esploso, come avete potuto notare. Poi Norris, un altro imbecille che è esploso contro di me. Poi Verstappen, Stroll e Gasly che sono esplosi fra di loro. E io sì, contato ultimo perché
formalmente sono stato squalificato nel tentativo di prendermi ciò che era mio di diritto, ovvero di sdoppiarmi. Però il gioco è idiota, chi programma questo gioco non avrà mai visto una gara di Formula 1 in vita sua, e quindi sono stato squalificato. Posizione di campionato, Lewis Hamilton a 128 punti, imprendibile, ha già più che doppiato, veramente era già dalla terza gara che aveva più che doppiato il secondo in classifica, no, addirittura dalla seconda gara, era addirittura dalla seconda gara che aveva doppiato il secondo in classifica. Bottas è a 62, Stroll a 37, con Perez che lo va quasi a raggiungere con il podio di oggi, Vettel resta a 35, e poi via via tutti gli altri, con Romain Grosjean che sale a quota 7, io rimango a quota 5, ma rimaniamo sempre in 15esima e 16esima posizione nel campionato piloti. Quanto al costruttore, chiaramente c'è la Mercedes in testa, con ben più del doppio rispetto ai punti della Force India, poi della Racing Point, poi abbiamo l'Alfa Tauri che c'è la freccina su, mi sa che è salita evidentemente, la Red Bull è soltanto settima a 38 punti, veramente una stagione pessima questa per la Red Bull, con Verstappen che è esploso toccandosi anche con Vettel qui in gara, Albon sempre impalpabile, sempre sottotono, incredibile, che brutta stagione che sta facendo la Red Bull. Noi siamo ottavi a quota 12 punti, ma quest'anno l'obiettivo è quello di finire sesti, l'obiettivo che ci ha dato lo sponsor, e c'è tanto da lavorare anche come passo gara, anche come competitività, perché sì, in questa gara potevo finire tipo quinto o sesto, ma finivo quinto o sesto per merito degli incidenti che ci sono stati, non certo perché ero davvero quinto o sesto pilota più veloce in gara, quindi dobbiamo migliorare. Programma della settimana, abbiamo solamente due giorni liberi prima della prossima gara, e direi di fare il sollevamento pesi per aumentare il ritmo di Romain Grosjean, se l'è meritato, se lo sta pienamente meritando. Ricerca e sviluppo, sono arrivati entrambi gli upgrade che dovevano arrivare, quello di telaio e quello di aerodinamica. Adesso con l'aerodinamica, wow, siamo addirittura al sesto posto per quanto riguarda l'aerodinamica, e addirittura al quinto posto per quanto riguarda il telaio. È migliorata tantissimo la macchina con questi ultimi aggiornamenti, e in teoria siamo diventati la sesta miglior macchina adesso, ammesso che gli avversari poi magari non portino delle novità di qui al GP di Spagna. Però dai, è andata male la gara, ma questo mi fa ritornare il sorriso, perché il futuro appare decisamente roseo. Inoltre, con 1488 punti sviluppo possiamo andare ancora a comprare degli altri upgrade. Compriamo questo upgrade di potenza motore, dove sì, sul motore siamo un po' calati rispetto all'inizio della stagione, dove avevamo il terzo miglior motore. Probabilità di guasto solamente del 29%, quindi molto bassa rispetto al solito, e dovrebbe arrivare subito prima del GP di Monaco, ottimo. E poi con 838 punti, sì, possiamo andare a prenderci anche questo upgrade di aerodinamica che riduce la resistenza aerodinamica, dovrebbe arrivare anch'esso subito prima di Monaco, salvo guasti. Eccoci qua, arrivati anche alla fine di questo video, Gran Premio di Olanda che stava andando veramente benissimo, oltre ogni più rosea aspettativa. Purtroppo Ricciardo non era tanto d'accordo nel vedermi finire così avanti, ha pensato di farmi un dive bomb clamoroso, e il gioco anche non era tanto d'accordo, ha deciso di farmi esplodere l'ala così senza motivo, ma ha toccato gomma contro gomma a sinistra, mi è esplosa l'ala a destra, e poi tutto quello che è successo dopo è comunque non è nient'altro che la conseguenza di quello che è successo con Ricciardo, perché se Ricciardo non faceva l'imbecille finivo magari sesto dietro di lui, perché prima o poi mi avrebbe passato comunque prima o poi, e saremmo stati felici e contenti. Ricciardo finiva lì terzo, quarto, quello che era, io finivo sesto, e invece no. Poi quello che è successo dopo, insomma, potevo starmene dietro in regime di safety car a finire diciottesimo, ma io non mi faccio prendere in giro dal gioco, cioè questa è una regola, quella dello sdoppiaggio sotto safety car, che ci deve essere, e se non c'è non è un problema mio, io faccio quello che devo fare, e se il gioco non mi squalifica il problema è del gioco, non mio, perché il gioco, cioè, simula la Formula 1, cioè le regole della Formula 1 devono essere simulate, se il gioco si... cioè non capisco questa cosa qui, cioè se i programmatori della Codemasters non vogliono far fatica, la prossima volta fanno un simulatore di 3-7, non lo so, fanno un simulatore di rubamazzo, che cacchio ne so, cioè una volta che decidete di fare, di simulare uno sport, dovete simulare tutte le regole che ci sono, e che cavolo, sono 10 anni che fate sti giochi qua, in 10 anni non siete riusciti, cioè a me mi cascano le braccia veramente, ma io vorrei sapere, vorrei passare un giorno nella sede della Codemasters, vorrei passare un giorno a vedere cosa fanno i programmatori Codemasters durante la giornata, 8 ore di lavoro, voglio vedere cosa fanno, sono curioso,
Sono proprio curiosissimo di sapere che cacchio fanno durante la loro giornata lavorativa. E niente, con questo sfogo terminiamo il video, ci diamo appuntamento per il GP di Spagna, però abbiamo visto dallo sviluppo delle macchine che il futuro è roseo, perché abbiamo guadagnato parecchio con gli upgrade arrivati, quindi dai, delusione per la squalifica, ma grande ottimismo per gli sviluppi in vista delle prossime gare.